Allora, terminati questi lunghissimi 118 giorni di sequestro. Ciao, io sono Billy Foster e questo è Storie. Quello del cantante o cantautore da molti non è riconosciuto come un vero e proprio mestiere, anche se ben remunerato. Molti gli artisti fieri delle proprie origini non troppo nobili. C'è chi nasce fortunato e chi meno e deve davvero impegnarsi per arrivare sulla vetta dell'Olimpo degli artisti, tipo Laura Pausini. Ok Laura, stai calmina però, che lo sappiamo che ti piace cantare, cazzo, e che provieni da un'estrazione sociale non molto agiata. Sicuramente uno dei più grandi artisti che l'Italia abbia avuto, ovvero Fabrizio De André, avrebbe invece avuto la strada facilitata grazie al suo ceto sociale molto più agiato, di famiglia benestante, avrebbe potuto permettersi di non lavorare, di gigioneggiare e concentrare tutto il suo tempo per divenire un artista mai dimenticato. Fabrizio De André nasce un gelido 18 febbraio a Genova e crescendo capisce che il suo talento è quello di scrivere canzoni. Però, come si dice dalla mia parte, a De André il lavoro si chiama cucuzza. A te ti fete e a me mi puzza. Fabrizio conduce una vita sregolata, ma a metà degli anni 50 accetterà la proposta di un suo caro amico, un certo Paolo Villaggio, di lavorare sulle navi da crociera. Ed è forse qui che capirà che la sua ragione di vita sarà quella di diventare uno degli artisti più grandi del bel paese. L'unico lavoro che ha fatto l'ha fatto con me e abbiamo fatto due crociere. Io facevo l'entertainer, penso. L'entertainer incapace, ero veramente, poi antipatico ero io, quindi la gente, no? I passeggeri di prima classe non mi sopportavano. Il più simpatico di bordo era un pianista. Un certo Berlusconi a quei tempi con una chioma. E sì, il Berluscaccione nostro ce lo troviamo pure in questa storia. E sì, il Faber sarà stato sicuramente affascinato dalla figura mitologica del buon Silvio, che a suon di vocalizzi e mi consenta avrebbe ingravidato tutte le ospiti delle navi da crociera. Sì, Silvio, sei il più grande sventrapapere della storia. Evviva! Ovviamente non sarà Silvio Berlusconi che cambierà la vita a Fabrizio De André e soprattutto non sarà Berlusconi che andrà a rapire il buon Fabrizio, ma il motivo per cui Fabrizio verrà rapito nel 1979 sarà solamente uno, ovvero era fottutamente ricco. Fabrizio, dopo tanta gavetta, otterrà il successo nel 1966 con la pubblicazione della canzone dell'amor perduto e soprattutto di amore che vieni, amore che vai, e gradualmente diverrà uno dei cantautori più apprezzati e famosi. A Fabrizio però la popolarità non piace tantissimo, lui vuole stare tranquillo e lontano dalla mondanità, lontano da quei fans che vogliono farsi autografare pure il buco del culo. Nel 1968 una regione lo folgora, questa regione si chiama Sardegna. Nell'estate del 68 Faber andrà in vacanza a Portobello di Gallura e se ne innamorerà. Una terra suggestiva e misteriosa, terra che ci ha regalato personaggi incredibili come Berlinguer, quella dea di Elisabetta Canalis e soprattutto quel tipo che dice sempre: tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio. Il sardo, una lingua estremamente diversa da tutto il resto d'Italia. E sì, perché il sardo non è un dialetto, è una lingua. Il sardo è una vera e propria lingua riconosciuta con legge regionale nel 1997 e nazionale nel 1999, anche se è frammentata in innumerevoli dialetti distinti per zone o addirittura per paese. Grazie alla situazione geografica della Sardegna, più isolata e quindi meno sottoposta a influenze straniere, il sardo è la lingua neolatina che è rimasta più vicina alla base originaria. Inoltre, leggenda narra che per poter parlare questa lingua basterebbe aggiungere una U alla fine di ogni parola. Leggenda ovviamente infondata, perché tutti sappiamo che in Sardegna si dice solamente AIU! E mentre De André a fine anni 60 sta facendo crescere
notevolmente la sua fama, in Sardegna cresce con la stessa forza la criminalità organizzata. Non traffici di sostanze molto stupefacenti o roba del genere, ma sequestri di persona. Viene rapita la gente e poi si chiede il riscatto alle famiglie. Io ti ridò il tuo familiare e tu mi dai svariati milioni di lire. Tra gli esponenti di massimo rilievo, un uomo poi diventato leggenda. Il suo nome è Graziano Mesina, uno dei più famosi banditi sardi. Numerosi arresti ed altrettante numerose evasioni, 22 per l'esattezza, di cui 10 riuscite. Tra i suoi crimini appunto anche i sequestri di persona. Singolare una sua intervista rilasciata dopo un ennesimo arresto nel 1968. Se tu ti dovessi rivolgere a quelli che oggi sequestrano Petretto, Campus, Morales, a quelli di 26, 35 anni, ai giovani tuoi coetanei che oggi battono la macchia, tu che parole diresti? Di fare un mestiere differente, di non prendere, di non rischiare a fare queste cose. Perché non c'è un... banditi? Silenzio. Di reagire in un'altra maniera, un lavoro, tutto questo, di spostarsi sempre anche dagli ambienti che non vanno. Ovviamente queste parole non verranno prese in considerazione dai giovani, quegli stessi giovani che nel 1979 avrebbero rapito Fabrizio De André. E sì, perché Mesina nel 1979 si trova proprio in carcere, arrestato peraltro per un sequestro di persona, un tale Mario Botticelli. De André invece, essendo innamorato della Sardegna, si trasferirà nell'isola nel 1976. Nel 1972, grazie ad un suo amico, ha conosciuto quella che sarà l'amore della sua vita e sua futura moglie, Dori Ghezzi. Anche lei è una cantante. A presentarli sarà il nostro ciuffo ossigenato preferito, Cristiano Malgioglio. La prima cantante che ho avuto il coraggio di cantare le mie canzoni, perché sai, io ero abbastanza dandy con il mio linguaggio, è stata Dori Ghezzi, che poi subito dopo io ho presentato Dori a Fabrizio, il fatto che un regalo splendido. Un regalo splendido lo avrà anche la coppia Fabrizio De André e Dori Ghezzi, perché il 30 novembre del 1977 nascerà la prima figlia frutto della relazione tra i due artisti, ovvero Luisa Vittoria, e sarà proprio lei il motivo del trasferimento in Sardegna. Terra ottima per una gravidanza e terra lontana dalla mondanità del settentrione italiano, evitando i paparazzi, che invece sono amati da altre coppie attuali che adorano far vedere la progenie a tutti. Le Ferragnez. De André in Sardegna trova un suo equilibrio, la calma, stare con sua moglie Dori nelle campagne sconfinate sarde, come un vero e proprio contadino. Contadino del regno, profilo francese, occhi di bosco, soldato del regno, profilo francese, e Andrea ha perso l'amore. Andrea avrebbe sicuramente perso l'amore. Fabrizio e Dori invece avrebbero perso la propria libertà di individui il 27 agosto del 1979. I due quella sera sono soli nella loro villa. Fortunatamente la loro figlia Luisa Vittoria è con i genitori di Dori. Il giorno dopo l'avrebbero portata al mare. Fabrizio e Dori sono soli nelle campagne di Tempio Pausania. Due uomini entrano nell'abitazione con il viso coperto e li rapiscono e li terranno con loro per ben 4 mesi. E non sarà per nulla divertente. Beh, è proprio divertente, no, insomma, comunque... Da quello che si sente raccontare poteva anche essere più dura, insomma. Diciamo che forse fra la gente che sequestra... In un certo modo siamo stati trattati abbastanza male, ma ce ne sono altre che trattano anche molto peggio. Sempre legate ad un albero, è vero? Non sempre. Non sempre, no. Cioè, gli ultimi 40 giorni. Avete giocato a carte con delle carte fatte da voi? Siamo riusciti con il loro beneplacito, a tirare fuori dai pacchetti dei cerini un mazzo di carte con cui subito dopo il pasto, quando... ci lasciavano senza maschera per magari ancora un paio d'ore, siamo riusciti a giocare a carte. Ci siamo resi conto subito che
non si otteneva nessun risultato favorevole. I rapitori chiederanno 2 miliardi di lire alla famiglia di De André e dopo estenuanti trattative chiuderanno con soli 550 milioni di lire, che sono una bella cifra, sono soldi, no? La prima ad essere liberata sarà Dori il 20 dicembre, il giorno dopo toccherà a Fabrizio De André. Nell'ultimo periodo si sapeva che le trattative stavano andando bene e che lei l'avrebbero liberata come prova. Questo l'abbiamo saputo il giorno 20, pomeriggio del giorno 20. Hanno usato, chiamiamola, la generosità di dirlo a me all'ultimo momento, perché quando mi hanno strappato lei è come se mi avessero strappato le budelle, insomma, dopo 4 mesi insieme, portarmela via. E di questo si era sicuri che lei sarebbe stata liberata. Poi mi ha detto probabilmente domani liberiamo anche lei. Voglio dire, fra lei e la libertà esisteva la promessa di soldi. Fra me e la libertà esistevano i soldi veri, insomma. Quindi non sono mai stato sicurissimo.